Riapriamo il castello! Riaprite quel portone. Si leva alta la voce delle associazioni crotonesi che questa mattina in Piazza Castello hanno dato vita ad un sit-in per chiedere la riapertura del castello di Carlo V, chiuso con ordinanza del 5 agosto 2018 dall'allora sindaco pugliese, a seguito della segnalazione della senatrice Margherita Corrado della presenza di materiale di scarto delle fabbriche. Da allora ad oggi, nonostante la sinergia annunciata tra enti per la sua bonifica, quel portone continua a restare chiuso. Siamo in procinto nel nostro paese. Paese su una riapertura quasi totale, dal 26 di questo mese dovrebbero riaprire, ma questo portone rimarrà chiuso. Quindi è una situazione per noi inaccettabile, dovrebbe essere per tutta la città. La cultura in questo momento storico è stata certamente penalizzata eccessivamente. Ma questa è tutta un'altra storia, la chiusura di questo portone è legata ad altro, non è legata certamente alla pandemia, è legata al disinteresse e alla superficialità di chi gestisce questo territorio. Qualcuno ha scritto che poteva essere riaperto tranne quella parte da inibire e quindi da disinquinare. Tutto questo nonostante, come dire, le lettere, le scritture, le sollecitazioni del popolo piccolo, ma insomma presente, non è successo. Sono 3 anni ormai che il castello è chiuso per i problemi di inquinamento che ci stanno all'interno, ma sono 3 anni che le istituzioni non fanno nulla per riaprirlo. Quindi chiediamo alla soprintendenza, alla prefettura, all'amministrazione comunale di dirci che intenzioni hanno. E noi chiediamo la riapertura immediata, la bonifica immediata e la riapertura immediata del castello in subordine, di delimitare le aree interessate dall'inquinamento e di riaprire alla fruizione tutte le altre aree del castello. E questa è la nostra richiesta. Anime diverse, unite per sottolineare che il patrimonio culturale è fondamentale per il rilancio e lo sviluppo di questo territorio. Noi come fondazione e col contributo di Daniele Esposito e Gianluca Facente abbiamo fatto i giri del centro storico per far riscoprire la città. La grande pecca che ciò che purtroppo a tutti i nostri amici che ci seguono da tanto tempo è non averli potuti portare nel castello, impropriamente detto castello, perché questa era una fortezza di una bellezza unica e molto estesa, e dopo il Maschio Angioino è il più esteso nel meridione e meriterebbe di essere riaperto. Il castello oltretutto ospita il museo civico e gli uffici della soprintendenza, che ancora non si è potuto insediare a Crotone per questo effetto di chiusura del castello e quindi degli uffici.